Ragazzi, in Spagna hanno fatto la casa di carta, ma noi qui in Italia abbiamo fatto di più, abbiamo fatto la casa di carta igienica. Avete visto che è successo? Altro che il colpo del secolo, la zecca di Salo, noi abbiamo fatto il colpo del secolo col gratta e vinci. Storia vera, io in genere aggiungo sempre qualcosa di colorito, comunque di comico per renderlo più comico. Qua basta raccontare la storia. Vedete, una signora anziana ha preso un gratta e vinci, l'ha grattato, ha vinto 500.000 euro, non ci credeva, ha detto guarda, ma quasi quasi la va a far controllare in tabaccheria. L'ha fatto controllare il tabaccaio, ha visto che la signora ha vinto 500.000 euro, ha detto sì, adesso glielo controllo meglio, ha preso il casco, il motorino è scappato, cioè, altro che il professore, noi abbiamo il bidello ragazzi. La signora, quando ha capito quello che stava succedendo, ha subito denunciato il fatto, così la polizia ha bloccato subito il gratta e vinci del signore che gli aveva fregato col motorino e il casco, no? Il signore l'hanno beccato il giorno dopo all'aeroporto di Fiumicino, stava ancora col motorino e il casco, ma il biglietto per andare in Spagna, voleva scappare lì, forse voleva veramente conoscere il professore. Piacere professore, io sono il bidello, se le dovesse servire sono qui. E lui ha detto subito alla polizia, guardi, non è come pensate voi, la truffatrice è la signora anziana, non io sono il truffato, perché il gratta e vinci era il mio, l'ho grattato il giorno prima e ero convinto di aver vinto solo 500 euro, invece erano 500.000 euro. E si sa, no, quando uno ha paura di ritirare, che dice a Napoli che è molto pericolosa la zona, ho detto, guardi, avevo paura di ritirarlo, l'ho dato alla signora anziana, così lo ritiravo a posto mio, perché si sa, quando uno ha paura, chi fa ritirare i soldi? Alla persona anziana, che nessuno ha mai scippato una persona anziana o truffato, no? E tra l'altro che ha fatto il signore? Prima di provare a scappare per andare in Spagna, è andato a Latina, ha aperto un conto corrente e ci ha messo dentro il gratta e vinci. Perché la casa di carta, visto, usano le grandi città, i grandi nomi delle città per i personaggi, no? C'è stava Tokyo, Amsterdam, e lui voleva fare Latina. Se sa, no? Tokyo, Amsterdam, Latina, magari la prossima volta ci mettiamo Fregene e Frattocchi, potrebbe essere un'idea. A questo punto io proporrei una cosa. La prossima stagione della casa di carta, chiamate anche il nostro bidello, no? Almeno invece di fare la casa di carta, facciamo la casa di carta igienica, perché questo bidello c'ha veramente la faccia come il culo.